Ciao caro, mi faresti una domanda alla società? Prima di tutto grazie del panino. Figurati, è il minimo che potrei fare. E poi volevo chiedere come mai uno che arriva a 50 anni non riesce a trovare lavoro e tanti sì invece. È una domanda, cerco il lavoro, sono in mezzo alla strada, ma purtroppo qua sono da quasi un mese e non l'ho trovato. Se mi aiuterebbe a trovare qualche lavoro io sono felicissimo. Ciao caro, mi faresti una domanda alla società di oggi? La società di oggi, secondo me, non è che non ci vede, ma non sa come reagire perché tutti noi non siamo uguali. Ci sono persone anche che vivono fuori che sono abbastanza brave e persone che sono un po' cattive. La società vuole questo e noi viviamo così. Però basta poco, basta un sorriso, basta un saluto. È vero. Non c'è bisogno di fare chissà che cosa per aiutare il prossimo. Grazie caro, io ti abbraccio però. Perché io devo soffrire così? Perché nessuno non mi vede. Da quei che devono vedere non vede più nessuno. Come mai ci lasciate così invisibili e con tanta indifferenza? Non abbiamo niente. Vai dove sei andato? Non so dove. L'unica cosa che posso dire, ce l'ho, è questa, che bisogna aiutare i poveri. Chi non aiuta i poveri farà una brutta fine. Esatto. Io che cerco lavoro, chi posso? Do. Cosa devi cambiare? Cosa devi chiedere? Non c'è nulla, no? Non hai... Ormai in Italia questa è la mia. Questa. Cosa devi fare? Ormai... Non possiamo migliorare, tu dici qualcosa. Non è lo Stato che deve migliorare. Esatto. Se non è lo Stato a migliorare, cosa dobbiamo migliorare noi? Se abbiamo troppi magna magna dentro lo Stato. Dal punto di vista che è tutto sbagliato qua in Italia, specialmente Milano. Perché vedi, da noi che siamo per strada e comune ce ne frega un cazzo. Che sono cari mediali i soldi, perché io devo pensare prima al cane. Io penso prima al cane per me. Dopo penso a me. Io devo pensare prima al cane. Nessuno non ti aiuta. La notte tremavo di freddo, mi pioveva. Sono bagnati tutti. E come dormo di notte? E comincia di nuovo a piovere. E non c'è un posto dove poter stare al chiuso? Sono posti dove puoi andare, però prendi un malattia da uno, da altro. Loro dicono che lo verificano. Non è vero niente. Tremo qua che non è caldo. Mettiamo cartone, mettiamo tutto, però quando tira un po' di vento. Entra tutto. Guarda le coperte, sì. Che tutti sono bagnati. Tutto bene. Tutto bene? Tutto bene. Perfetto. Il mio portafoglio vicino là. Io l'ambrata è trovato tagliato la borsa qui, ha rubato il portafoglio, 1800 euro. Tagliato lo portello, anche la culo un po'. Dormite fuori là. Ah, mentre tu dormivi loro ti hanno rubato i soldi. E noi ti è arrivato da questa tram, porta da testa, eccetera, truppa telefono. Ah, ti hanno aggredito proprio. All'ospedale, ma sono tarita, solo radiografia. Mi sento nel medicina, senza niente. Scusa, aiutami, ha il dolore di morire, ma ha detto un altro giorno, ha detto io finito all'ospedale, non sono obbligatorio. E lasciami morire. Non ti vuoi aiutare? No.